Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5, siamo abituati a vederla sempre in ottima forma in programmi come C'è posta per te, Amici e uomini e donne, in realtà anche lei è stata protagonista di qualche episodio spiacevole. Maria De Filippi svenimento. La conduttrice amata ed odiata per il suo modo di condurre sempre molto serio, con pochi slanci ironici e tanti affettivi, è riuscita ad entrare nel cuore di tutti gli allievi della scuola di ballo e canto. A volerle bene sono anche i tronisti ed i corteggiatori di uomini e donne che la vedono come una seconda mamma, una zia, insomma come un punto di riferimento. In molti si confidano con lei raccontandole le paure, le gioie, i dolori con estrema fiducia. Questo è ciò che ha fatto uno degli allievi della scuola di Amici di quest'anno, stiamo parlando di Luigi Strangis, che soffre di diabete da quando aveva soltanto 16 anni. Parlando con il giovane ha cercato di rassicurarlo e di fargli capire che un po' tutti nella vita si ritrovano ad affrontare le proprie paure, anche lei, ma bisogna essere sempre forti e tenaci. Durante il daytime di ieri gli ha raccontato di quando durante una diretta di Amici stava per svenire. Amici di Maria De Filippi. Maria De Filippi, al suo fianco Luca Zanforlini, un'ancora di salvezza. Maria De Filippi torna indietro negli anni e ricorda di quando durante il serale era seduta sulla sua solita sedia quando all'improvviso sentì la sensazione e la paura di svenire da un istante all'altro. In quel momento capì ciò che stava per succedere. Per fortuna di fianco a lei allora c'era l'autore televisivo Luca Zanforlini, a cui passò il microfono chiedendogli di condurre al suo posto finché non si sarebbe ripresa. Zanforlini la sostituì senza dare troppo nell'occhio mentre lei scappava fuori per controllare la pressione, che era comunque ok. Piano piano tutto ritornò come sempre, riuscì anche a continuare a condurre la puntata anche se si portò dietro la paura per anni. Nonostante tutto è riuscita a superare lo so, cosa che in qualche modo deve fare anche Luigi. L'allievo ha dichiarato di avere una paura costante di sentirsi male sul palco, magari durante un'esibizione, a causa delle continue oscillazioni di glicemia che sono diventate nel tempo sempre più fastidiose. Almeno una volta al giorno ha la sensazione di venire meno da un momento all'altro. Per fortuna dopo anni di convivenza forzata con il diabete ha imparato ad ascoltare il suo corpo per prevenire disastri. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!